Amici sportivi, bentrovati. Siete pronti per una puntata piena di pepe e direi anche peperoncino, perché già dai movimenti social capisco che sarà una puntata di discussioni accese, chissà anche di litigi, perché già ho sentito anche un po' di versioni fra noi che siamo parte integrante di questa trasmissione. Saluto il decano di tutti noi, ciao Salvatore Seraci. Ciao ragazzi. Saluto ovviamente Giuseppe Leone, che è il più giovane di tutti noi, e saluto il capobanda Fabrizio Vitale. Beato che lui. Adesso ciao Guido. Ciao Fabrizio, avrai il compito di gestirti adesso l'onda di commenti, perché c'è una tifoseria arrabbiata, un po' più, un po' meno, c'è chi è molto arrabbiato e chi è soltanto deluso, però il Palermo ha deluso. Ora, dopo una disamina in privato che abbiamo fatto nel corso della mattinata, diamo per scontati: uno, che il Palermo ha fallito una grande occasione; due, che ha giocato male; tre, che il pareggio è giusto. Dando per scontati questi tre capisaldi, andiamo oltre, e andiamo oltre per capire il perché di questo problema che si è evidenziato ieri, con un Palermo che quasi mai è arrivato verso la porta avversaria, che ha anche addirittura rischiato di perdere, con delle scelte di Corini che hanno fatto sorgere la bocca a molti tifosi, con la scelta, soprattutto quella iniziale, di Segre al posto di Valente, poi con alcuni cambi che sono stati criticati. Insomma, c'è tanta carne al fuoco da discutere. Nel frattempo i playoff si sono allontanati, sono a 3 punti, l'inerzia ti dice che il Palermo non sembra pronto per competere in questo sprint, però tecnicamente sono anche playoff vicini, quindi ragioniamo, criticheremo anche, daremo spazio alle vostre critiche, però ricordatevi intanto la proprietà di linguaggio e non cerchiamo ogni volta di passare da un estremo all'altro nel corso del lunedì. Cioè, mentre fino a lunedì scorso si parlava dei playoff, già sento dire che questa è una squadraccia, che è tutto fallito, che Corini deve andare via, e noi, come sapete, siamo contrari a certi eccessi, e soprattutto se non sono motivati da un'analisi. E a proposito di analisi, Salvatore, io ho fatto già un preambolo abbastanza lungo. Salvatore Seraci, comincia tu, che sei stato quello che più degli altri e in tempi non sospetti aveva lanciato, per così dire, la provocazione della possibilità dei playoff, che sembravano a portata di mano per un paio di domeniche, ci siamo stati anche dentro, e che adesso invece sono sfumati. Guarda Guido, ti chiedo 30 secondi in più. Io ho fede fino in fondo e pensavo addirittura a una promozione diretta, e mi auguro che il Palermo sia quello che mi ha fatto sognare. Quello delle 3 vittorie consecutive a gennaio, febbraio, contro Bari, Ascoli e Regina, che completava una serie di 9 partite positive con 5 vittorie, mi pare, 4 pareggi. Poi, quando aspettavo meglio la svolta definitiva dopo gli acquisti invernali, da Genova in poi la magia pian piano si è spenta. Allora, non è che il Palermo non sia pronto, la verità è che il nuovo Palermo, pur con l'attenuanti delle difficoltà dei nuovi inserimenti, ha tradito le attese. Insomma, tutti lo vedevamo più forte, ma in effetti nelle ultime 9 partite ha vinto una sola volta. I numeri sono chiari, e non parlatemi di infortuni, perché se a Parma la squadra aveva 7 defezioni, contro il Cosenza era quasi al completo, mentre il Cosenza aveva 6 infortunati, il Cosenza, e poi si è fatto male anche Vaisanen. Malgrado questo, la squadra ha rischiato addirittura di perderla, l'hai detto anche tu. Allora, bisogna partire proprio da questo, fra virgolette, attenzione, lo dico fra virgolette, ma è un tradimento, per spiegare i motivi di quella che possiamo definire una mancanza di carattere. Il futuro, c'è tanto da fare per costruire la super squadra, ma intanto pensiamo al presente e alle prossime 6 partite. Sì, e poi l'hai detto, insomma, ancora i playoff sono assolutamente raggiungibili, ammesso che poi non è che i playoff sono la fine della vita, perché poi i playoff li devi anche vincere, e partiresti certamente da una posizione svantaggiata. A proposito di Salvatore, mi corre l'obbligo, Salvatore, di ringraziarti per la tua presenza. Sei stato colpito da un lutto familiare, e oltre che a te mando un grandissimo abbraccio alla straordinaria e mitica Caterina, che tutto il popolo rosonero ricorda, apprezza, rimpiange, non so che verbo utilizzare, come speaker dello stadio, e quindi un abbraccio alla splendida Caterina, che ha perso la sua splendida mamma. Fabrizio, doveroso. Fabrizio Vitale, allora, da dove cominciamo?
Grazie no, ragazzi. Figurati, figurati. Da dove cominciamo, Fabrizio? Perché io ho l'impressione che ieri Corini abbia fatto delle scelte prudenziali. Ora io non so, tu sei uno molto attento, scelte prudenziali, cominciando proprio dalla scelta di Segre sulla destra al posto di Valente, se queste scelte vengono fuori da una analisi dei dati, diciamo, della settimana, quindi dello stato fisico, della corsa, della salute, o se viene fuori da una prudenza di fondo dettata magari dalla paura di perderla questa partita. Ma dall'idea che mi sono fatto io, seguendo un po' la settimana come sempre per la Gazzetta dello Sport, credo che Corini abbia fatto un po' quel check alla squadra e ha capito che non tutti gli effettivi sono al massimo della forma, chi perché ha tirato la carretta, altri perché venivano da infortuni, e quindi ha cercato di trovare un equilibrio. Lui alla vigilia della partita disse: dobbiamo trovare una sintesi tra l'equilibrio e la sana follia, e aveva fatto capire che avrebbe cambiato qualcosa per dare più protezione alla difesa. Che poi questa scelta sia stata improduttiva, lo ha detto la partita, per quanto personalmente a Segre non posso muovere critiche particolari perché ha giocato fuori ruolo e aveva da contenere Florenzi, che comunque già aveva fatto gol all'andata al Palermo, in più è uno dei giocatori più in forma di una squadra, come ha detto giustamente Salvatore, che era abbastanza rabbocciata. Scusami se ti fermo, però proprio citando le parole di Corini, chiaramente stupido non è e ha argomenti di valutazione, non ho visto la sana follia. No, perché io ritengo molto più semplicemente, cioè noi possiamo qua criticare il Palermo, criticare Corini, però c'è un dato di fatto: questa squadra aveva un obiettivo che ha praticamente raggiunto, dopodiché c'è stato un momento successivo che coincide anche un po' con quello che ha detto Totò, Salvatore, nel senso, quando hai dovuto iniziare a pensare in grande, e il primo momento in cui doveva pensare in grande è stata la partita di Genova, e ha fallito, quindi, e non è la prima volta. Allora cosa ha fatto l'allenatore insieme alla società? Proviamo ad alzare l'asticella, vediamo la reazione di questo gruppo su un obiettivo più forte, più pesante anche da gestire, e purtroppo i risultati stanno dicendo che non c'è questa risposta che tutti magari si potevano auspicare, per tanti motivi. Ci sono anche le scelte magari di Corini in questi motivi, però per un'altra, il Palermo, nel momento in cui è stato chiamato in questa stagione a fare il salto definitivo, non ce l'ha fatta. Io non so se voleva intervenire Salvatore, l'ho visto un po' annuire, un po' agitarsi. No, assolutamente. Ah, no, allora ho avuto un'impressione mia. Io sono d'accordo, ha chiarito bene Fabrizio, perché altrimenti sembrava che io fossi fuori luogo per certi discorsi. Io davo per scontato che il Palermo all'inizio ha detto che il suo programma era quello della salvezza, punto e a capo. Però ad un certo punto l'asticella si è alzata. Alzandosi l'asticella e con il mercato di gennaio, mi aspettavo il salto di qualità. Quel salto di qualità che invece non c'è stato. Giuseppe, tu ti senti tradito, fra le tante virgolette che gli vuole mettere Salvatore, da questo Palermo di ieri? Ma userei più il termine deluso, Guido. Deluso dalla partita di ieri, deluso dall'ultimo periodo di questa squadra. Il Palermo dell'ultimo periodo non mi sta piacendo. E lì insomma facevo bene a essere arrabbiato, quando invece c'era un Palermo che stava bene e aveva lasciato un po' di punti per strada. Faccio due esempi su tutti: Pisa e Cittadella. Bastavano quelle due vittorie in più fuori casa, il Palermo oggi sarebbe ampiamente dentro la zona playoff, e quindi magari avrebbe potuto gestire anche meglio questo periodo di flessione con qualche... Scusami Giuseppe, punto. Ma quello era tra l'altro il periodo in cui Palermo si esprimeva meglio, quindi non è riuscito a vincere, esatto, esprimendosi meglio. Adesso che ha questo, non so come definirlo, flessione, momento interlocutorio, tutto diventa chiaramente più difficile. Ma se ti ricordi Fabrizio, erano quelle partite in cui... tra virgolette io ero più arrabbiato, perché stavamo a sottolineare che c'era comunque un percorso di crescita che andava avanti, però io mi arrabbiavo proprio perché erano belle prestazioni convincenti dove però
Palermo tornava a casa da queste trasferte con un punto solo. Oggi con 4 punti in più saresti dentro la zona playoff. Sono deluso perché, e lo avete già introdotto questo tema, di cui abbiamo parlato anche nelle settimane precedenti, perché da quando nell'ambiente Palermo, a cominciare dall'allenatore, passando per i giocatori e la dirigenza, si è cominciato a parlare di playoff, questo Palermo non sa più vincere. Questo è il problema secondo te, Giuseppe? Siamo rimasti abbagliati solamente da quel secondo tempo col Modena nelle ultime 9 partite. Beh, personalmente anche dalla prima ora di Parma. Poi giuro che non parlo più. E qui torniamo al discorso che abbiamo fatto anche nelle settimane precedenti, lo ha spesso toccato Fabrizio. Questo ultimo scorcio di campionato servirà alla società per capire, detto in maniera cruda, chi servirà e chi non servirà l'anno prossimo, quando l'obiettivo inevitabilmente sarà un altro e non c'è neanche bisogno di ricordare quale. Sì, questo è evidente, è già accennato al futuro. Io tra l'altro adesso darò spazio a Fabrizio e ai suoi commenti, perché già ne stanno arrivando tantissimi. Però ecco, nel futuro c'è anche forse Corini che va messo in discussione, non tanto da me ma dalla società. Cioè, nella valutazione è un problema di giocatori, è un problema di conduzione, è un problema anche... E perché va messo in discussione Corini? Scusami Guido, l'obiettivo che gli ha detto di raggiungere la società, a meno di cataclismi, lo sta raggiungendo. Sì, no, intendo dire che come tu metti in esame i giocatori, puoi mettere in esame anche l'allenatore, ma puoi mettere in esame anche aspetti della struttura, quelli magari meno visibili. Ne parlava anche Fabrizio la settimana scorsa, dallo staff medico ai campi sportivi, da organizzazione societaria a tutto quanto. Cioè, ogni cosa deve crescere. Io credo che però la squadra di ieri e la squadra di altre prestazioni anonime sia bloccata a livello mentale. Cioè, è vero, come dice Corini, che c'erano alcuni rientranti che non stavano bene, ma questo però ormai, soprattutto ad aprile, succede un po' a tutte le squadre, chi più chi meno, o a giocatori appena recuperati o a giocatori assenti o squalificati. A me quello che mi è sembrato è che ieri Palermo avesse proprio un peso nel cervello che non è soltanto l'obiettivo dei playoff, che poi non è un obiettivo ma era una speranza, un tentativo, ma proprio di giocare senza troppa spensieratezza, che a volte secondo me fa bene. Non si divertono, è stata una trama di passaggi, sai, quella trama di passaggi, Giuseppe. Noi avevamo detto, se ti ricordi, nei mesi scorsi, quando il Palermo aveva messo in fila quella bellissima striscia di risultati, ora il Palermo si deve divertire, perché non era, nessuno gli chiedeva i playoff all'inizio della stagione. Tant'è che Corini ti dice: noi dobbiamo inseguire questo sogno, questa ambizione, come la chiama lui, con leggerezza, con serenità. Invece questo aver alzato l'asticella ora sembra essere quasi diventato un peso, un fardello che questa squadra non sembra più in grado di gestire. E lo so, infatti... Aggiungo anche che secondo me ha influito avere giocato per ultimi ieri, cioè risultati acquisiti, dove si è visto che per il Cosenza due squadre avevano vinto e potevano accorciare in modo pericoloso. Il Palermo ha visto i risultati di quelle che stanno sopra e quindi probabilmente ha sentito ancora di più di peso. Cioè, per carità, non è questo il motivo principale per cui il Palermo non ha dato la prestazione che tutti ci aspettavamo. Avresti dovuto giocare comunque per vincere e il Cosenza per non perdere. Anzi, devo dire che il Cosenza si è accontentato del pareggio, perché secondo me aveva anche chance, soprattutto nel finale, di farci male. Salvatore, tu hai avuto l'impressione per caso che, al di là dei tanti motivi che abbiamo esposto, Corini abbia avuto preventivamente, prima di scendere in campo, la paura di perdere questa partita e di poter essere risucchiati nella lotta per non retrocedere, a maggior ragione visto che la prossima partita è sul campo del Venezia? No, non ci penso neppure. Corini continua ad avere la mia stima infinita, non ho dubbi su questo. Io guardo soltanto un aspetto: perché non essere semplici? Da Genova in poi noi abbiamo vinto una sola volta, 9 partite, una vittoria.
questa è una squadra che ha dimostrato chiaramente di non avere migliorato il rendimento rispetto alle precedenti partite, rispetto al girone d'andata, per fare un esempio. Quindi i nuovi acquisti non sono serviti per dare alla squadra quella sicurezza, quella certezza, quella personalità, quella maturità di cui il Palermo aveva di bisogno. Meglio allora un Palermo così, senza pensieri, come l'avete definito voi, e mi sta bene, che pensa solo alla salvezza e che poi se ne va in Serie A magari stracciando Frosinone e Genoa, ma se la dobbiamo vedere in maniera molto più realistica, dobbiamo proprio dire che il mercato che tutti noi abbiamo definito buono, quel mercato che avrebbe dovuto darci qualcosa, non ci ha dato assolutamente nulla. Entriamo in sintonia con i nostri ascoltatori. Fabrizio, mettiti di buzzo buono, uno per volta, non ce la faremo a farli tutti, però cerchiamo di passare commenti, di tastare il polso e, se è il caso, di rispondere. Sì, ovviamente la community è strapiena di commenti dei nostri ascoltatori, ce ne sono davvero tantissimi. Cominciamo da Onorato Billetta. Corina come allenatore è proprio strano, si accorge che sbaglia formazione sempre tardi. Segre sulla fascia, l'ultima genialità del genio, ma Renzo Orihuela che fine ha fatto? Beh, Orihuela non è pronto ancora, diciamo, non è un giocatore adatto, cioè ancora non è, diciamo, convocabile, mettiamola così. Non è utilizzabile. Sì, diciamo che questa ormai è una cosa abbastanza chiara, anche perché non conosco allenatori che abbiano giocatori forti e non li facciano giocare. Poi Tommaso d'Ippolito, come si spiega dopo questi ritiri sono risultati inutili, solo risultati inutili? Salvatore Geraci vuole sapere questa risposta da te, cioè dopo i ritiri come mai tutti questi risultati negativi? C'è connessione fra i ritiri e le riprese negative? No, secondo me assolutamente no, anzi potrebbero darti un motivo in più, avere anche darti dei buoni risultati, siete assistiti al 100%, non è un viaggio in più o una trasferta che ti possa portare conseguenze. Walter Guccione, l'assist di Franco Vasquez contro il Cittadella è pura arte, ciò che non abbiamo noi, questa è la differenza. Beh, che Vasquez sia un fuoriclasse per la Serie B non c'è dubbio, però per esempio ieri, non so il tuo parere, ma Verre non ha mai dato l'impressione. Dov'era il Parma fino a due settimane fa? Cosa? Dov'era il Parma fino a due settimane fa? No, ma sì, ma poi è sempre facile fare i paragoni con chi ha vinto, con chi ha fatto l'assist. Cioè, ragazzi, ci stiamo dimenticando che il Cosenza, tanto vituperato Cosenza, ha battuto Pisa e Frosinone. Io capisco che queste non possono essere scusanti, viene da tre vittorie di fila. Il Palermo ha dei limiti, li ha dimostrati, li ha evidenziati anche Salvatore. Ci si aspettava dagli innesti del mercato di gennaio qualcosa che ancora fino adesso, a parte Verre, ma non con una certa continuità per tante piccole motivazioni, non c'è stata. La verità è questa. Procedo con i commenti. Sì. Leonardo Ferdico Rosanero, perché l'obiettivo era solo la salvezza con tanti calciatori di qualità? Sbaglio oppure il City Group ha speso un bel po' di soldi e lo ha fatto solo per salvarsi? Ma intanto io vorrei, posso rispondere io, perché certo. A molti sfugge per esempio qual è il monte ingaggi in Serie B. Il Palermo ha uno dei monti ingaggi minori della categoria. Se pensate che Genoa e Parma viaggiano sui 30 milioni di tetto stipendi e che il Palermo ne ha 10 e qualche cosa, credo che la differenza possa essere certificata anche in questa considerazione. Sì, poi diciamo, si può anche spendere molto e spendere male, si può spendere poco e spendere bene, c'è qualche conto che non torna, diciamo, perché certamente... Palermo è una neopromossa, però attenzione. No, beh, infatti Palermo è una neopromossa e devo dirti, io lo dissi un paio di mesi fa, ancora diciamo quando il campionato aveva un'altra storia, mi sorprende, mi stupisce, quasi mi sorprende, sì, il modo in cui il City Group abbia pianificato tutta la stagione. Di solito arriva una società nuova e ti dice che andiamo in Serie A, vinceremo la Champions, comunque galvanizza l'ambiente, mentre invece il primo messaggio era proprio quello di
Rimettiamo, diciamo, rimettiamoci in carreggiata in una categoria nuova che era la Serie B, vediamo cosa c'è, cosa ci vuole, andremo sistemando nel corso del tempo e non è questo l'anno in cui dobbiamo andare in Serie A. Poi è chiaro che i tifosi hanno il diritto, se vogliamo anche il dovere, hanno... devono sognare i tifosi, quindi quando tu poi gli porti un Palermo Cosenza oggettivamente brutto e senza una logica, cominciano le critiche. Quindi c'è sempre un range non neanche banale fra quello che si può fare e quello che si spera di poter fare. E in questo poi sta anche il bello del calcio. Ancora commenti perché ce ne sono saluti tanti. Saluti da un ascoltatore d'eccezione, Maurizio Deste. Ciao Guido, grande Salvatore, vi abbraccio. Ah, e facciamo i complimenti a Maurizio che è stato promosso con la sua squadra di seconda categoria. Ciao Maurizio, ti seguo anche sui social. Devo dire che Maurizio è sempre rimasto un tifosissimo del Palermo, anche perché quella maglia del Palermo, quella dei tre gol all'Ajax, ce l'ha tatuata davvero sul sulla pelle. Sì. Toni Ingrassia, faremo 15 punti su 18. Giovanni Cipria alimenta un sospetto. Questo era Corini che scriveva. Però si firma Toni Ingrassia. Si firma dobbiamo capire Corini se c'è sotto l'alias, falso nome di Tonino Ingrassia. Vabbè. Dobbiamo capire se c'è un alias di Corini in giro sui social. Giovanni Cipri, Brunori uscendo ha dato il 5, non ha dato il 5 a Corini. Questo non l'ha nemmeno guardato. C'è Sciarra, Nuca Marrone. Per dirla alla siciliana. Salutare, c'è Sciarra nel Cammarone? No, guarda, assolutamente no. No. Allora... Ah, secondo me ieri erano delusi un po' tutti, anche Corini. E poi sai, Corini, c'è una anche... bisogna cominciare a guardare, perché poi la gente si incavola da morire con alcune dichiarazioni di Corini. Io credo di poter immaginare che c'è una frase detta da Corini e una frase pensata che è un po' diversa. Però sai... i panni sporchi poi se li dava in famiglia, secondo me. Emanuele Giglio, buondì, io sono contro l'accanimento terapeutico e quindi non voglio infierire su Corini che, visto le sue cervellotiche scelte tecniche, si fa male da solo, ma la domanda è, i vertici si rendono conto di questo malcontento, del fallimento tecnico-tattico? Davanti alla parola fallimento io mi arrendo, perché questo non può essere un fallimento. Cioè, se consideriamo fallimento un campionato che, se ieri facevi 1-0 sul rigore, eri a un punto dai playoff e quindi era tutto meraviglioso, a questo gioco al massacro non ci sto. Critichiamo sicuramente. Secondo me Corini ieri ha fatto questa scelta di Segre per Valente che non era particolarmente indicata, o aggiungo, se Verre non era in condizione, Segre poteva stare a centrocampo, consentire a Valente di provarci, ma queste sono poi discussioni che, se vogliamo, da bar, le facciamo come vogliamo, va tutto bene, però fallimento mi sembra una parola un po' fuori luogo. Guido Cusimano, buonasera, di questi playoff non ne parliamo più oppure dobbiamo ancora sognare il nulla? Rispondo io, anche perché abbiamo pochissimi secondi. Ci continuiamo a sperare perché sono comunque a portata di mano, ma qua introduciamo il secondo argomento della discussione di un Palermo che avrebbe dovuto centrare i playoff in quanto protagonista di un calendario più favorevole, però in realtà sta dimostrando che con le piccole squadre trova maggiori difficoltà, quindi non so più se il calendario sia favorevole oppure no, ma ne parleremo fra pochissimo. Non cambiate, non girate, restate qui dove siete, pochi secondi di pubblicità e poi torniamo. Allora, cominciamo a parlare di questo Palermo piccolo con le piccole, grande con le grandi. Lo dicono i risultati, non lo diciamo noi, perché Genoa, Parma, Regina, fammi ricordare altre vittorie Cagliari, di un certo prestigio col Cagliari, mentre invece con le piccole noi fatichiamo, non lo so, cambia un po' l'argomento, quindi non... cioè, un conto è giocare con le grandi, un conto è quando tu in teoria attacchi, probabilmente questo è il limite del Palermo, cioè quando la partita, secondo l'immaginario popolare, è facile, non lo era quella del Cosenza perché te lo dicono gli ultimi risultati, però quando la gente pensa questa la dobbiamo vincere, magari 2-0, 3-0, e lì arrivano le difficoltà contro squadre più chiuse. Credo che questo sia uno degli argomenti che Corini deve affrontare e risolvere.
Non c'è stata mai la chiave di volta contro le avversarie che lottavano per la zona di retrocessione, questo è un dato di fatto, è una costante, all'andata hai vinto soltanto col Perugia perché era la prima giornata di campionato e poi hai fatto 3 punti in casa del Benevento, dopodiché l'andamento parla di sconfitte col Venezia, pareggio con Como, perché allora quando l'ha affrontato il Palermo il Como era invischiato nella lotta per non retrocedere, sconfitta col Venezia, non mi ricordo se l'ho detto, sì. Pareggio con il Brescia, pareggio con la Spalla, insomma sono tutti punti che chiaramente in un rapporto di forza tra quella che potrebbe essere il Palermo, avere il Palermo e le altre, probabilmente sono venuti a mancare, anche se va detto che il Palermo all'andata ha affrontato queste squadre quando stava risalendo la classifica. La differenza semmai dovrebbe forse farla adesso, non so che ne pensate voi. Sì, la differenza dovrebbe farla, ma già la prima puntata l'abbiamo fallita, ora c'è il Venezia, poi c'è il Benevento, dovremo affrontare in casa anche la Spal, c'è anche il Brescia come ultima partita, quindi ci sono ancora le possibilità. Però Salvatore, ecco, tu credi in un Palermo che adesso che ieri ha fatto anche un passettino in più, io questo tarlo ce l'ho in testa Salvatore, ora che ha fatto un passettino in più verso la salvezza, mantenendo il distacco dalle quintultime e mancando una partita, tu pensi che il Palermo possa finalmente giocare con la testa sgombra e fare vedere le qualità enormi che ha? Ma guarda, nella tua affermazione per me c'è la spiegazione dei miei dubbi. Se tu incontri le grandi ti carichi e il rendimento sale, al contrario contro le piccole, quando devi imporre gioco e personalità non riesci a vincere le partite. Il Palermo ha una sua identità che viene saltata dalle difficoltà, questo è chiarissimo, e si impoverisce quando è il momento di diventare protagonista. Diceva bene Fabrizio, le partite quelle vinte con Genoa, Parma eccetera eccetera, però l'effetto Barbera non è teorico, l'abbiamo visto tutti, quindi questa squadra al Barbera e con le grandi trova la possibilità del massimo rendimento, il che significa che è una squadra immatura, scusa, e lo dimostra, si dimostra anche in tante piccole cose, le stesse interviste sono sempre una salsa di espressioni preconfezionate. Bisogna lavorare al 101% tutti insieme, la testa positiva, ci dispiace per il nostro pubblico, non bisogna mollare, la città è bella, il popolo rosanero, il City è un'emozione eccetera eccetera, bla bla bla, indicazioni tecniche e tattiche e spiegazioni non ne arrivano mai. Giuseppe, tu te lo spieghi perché di questa doppia faccia del Palermo? Ma è complicato, diciamo, darsi una spiegazione. Probabilmente la spiegazione più vicina alla realtà è quella di cui parlava poco fa appunto Salvatore, un Palermo che ancora è immaturo sotto certi punti di vista, e che quindi non riesce a fare quello step di crescita in più. E questo calendario che tutti abbiamo pensato potesse essere favorevole da qui alla fine, francamente forse è quello più sfavorevole a questo punto. Conveniva, non lo so, incontrare più squadre che si giocavano la promozione, probabilmente non sarà un calendario facile, perché io credo che il Palermo, come dire, il discorso salvezza lo abbia già abbastanza metabolizzato, quindi non credo neanche che ci sia, come dire, quel peso di dover ancora centrare la salvezza che ti ha bloccato. Proprio un discorso di maturità, probabilmente. E ora vediamo, perché saranno squadre che verranno, quelle, soprattutto quelle qui al Barbera, affamate di punti salvezza. Ora io vorrei dire, gli alti e bassi sono abbastanza frequenti nel campionato, li abbiamo visti un po' con tutte le squadre, lo stesso Cagliari per esempio, che sicuramente è una squadra che per me è fra le 2-3 più titolate a vincere i playoff, non è che stia vincendo tanto, pareggia moltissimo, perde poco, evidentemente. Ha un andamento molto simile a quello del Palermo, infatti io... Sì, però con un pizzico di personalità in più. Ora io però su questo... Guido, ieri io ho visto solo il primo tempo del Pisa e il Pisa l'ha preso a pallonate il Cagliari. Cioè ragazzi, quando facciamo
però le valutazioni sull'arco del campionato, guardiamoci le partite, non lo dico a voi, lo dico in generale. No, io le guardo, cioè, non è però... possibile dire che il Palermo ha fallito, perché il Palermo non ha fallito il suo obiettivo, sta venendo meno a quello che poteva essere un'iniezione in più a livello di obiettivo. Ma poi guardiamo le altre partite, guardiamo come giocano contro il Palermo e quando affrontano gli avversari, perché Cittadella che ha affrontato il Parma ieri sembrava la squadra parrocchiale di metà settimana con cui fare l'allenamento. Ci sono tante cose che incidono. Senza andare lontani, abbiamo giocato a Parma contro la squadra che ora stiamo inseguendo, dominando per almeno un'ora. Però ti volevo dire, una domanda che, a cui ti prego di rispondere velocemente, ma poi la giro anche agli altri. Quando si parla di un Palermo immaturo, però poi io mi guardo intorno e dico, Brunori certamente non è immaturo, se vogliamo è una prima stagione vera, però Tutino non è immaturo. Verreno sicuro, Saric, Segre e prima ancora Sturaz non erano giocatori novellini che tu dici devono farsi le ossa. Mateiu ha un'esperienza anche vincente nel campionato di Serie B, nel De Saru la Serie B l'ha fatta, Marconi sta rendendo più di quanto ci si aspettasse alla vigilia. Allora dov'è la mancanza di maturità se non è invece mancanza di qualità o proprio di libertà di testa? Ma l'abitudine a vincere, in questa squadra l'abitudine a vincere, presumibile Mateiu, Tutino, Di Mariano che non c'è, Verre che dovrebbe essere, diciamo, l'elemento che sposta l'equilibrio, poi l'abitudine a vincere in questa categoria chi ce l'ha di questa squadra? Quindi manca l'abitudine a vincere. Sturaz, quando c'era Sturaz sarebbe dovuto essere un elemento che faceva la differenza. Salvatore, per te è una questione di maturità quindi, non di qualità. No, di maturità, perché poi obiettivamente anche di squadra, nel senso cioè di gruppo. Tu puoi avere 11 nomi belli che non fanno squadra, puoi avere 11 nomi meno belli che invece hanno una testa e una mentalità talmente più grande che fanno i miracoli. Tu pensa al Palermo l'anno scorso, il Palermo l'anno scorso ha ottenuto un risultato che nessuno si sarebbe mai sognato. Perché? Perché quella squadra improvvisamente si è accesa. Questa non è una squadra che si è mai accesa. La verità è questa, cioè si è accesa in un momento, si è accesa a tratti troppo sporadicamente, abbiamo sperato in quel momento lì in chissà che cosa, ma poi quando doveva essere più sicura con i giocatori che arrivavano dagli acquisti invernali invece si è un po' ridimensionata. E poi che abbiano raggiunto l'obiettivo della salvezza è vero e nessuno gli toglie nulla. Fabrizio, preparati altri commenti mentre chiedo a Giuseppe Leone se hai avuto mai l'impressione che il Palermo cerchi anche un po' esageratamente di imitare il Manchester City nello stile di gioco, nella fitta trama di passaggi, nel tentativo di addormentare il gioco, poi magari verticalizzare, ovviamente con le dovute proporzioni di qualità fra l'assetto del Palermo e quello del Manchester. Ma non, sinceramente no, Guido, nel senso che ho notato un Palermo che per forza di cose Corini ha dovuto cambiare dall'inizio della stagione, perché un certo piano tattico non si cuciva bene addosso ai giocatori. È sempre stato un Palermo molto di battaglia, di lotta, perché c'era un periodo che sicuramente tutti noi ricordiamo in cui Palermo doveva tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Poi si è riprovato probabilmente anche in virtù degli acquisti di gennaio ad alzare di nuovo il livello di qualità, però poi, come giustamente ripeteva e sottolineava Salvatore, alla fine si è ridimensionato. Sì, l'espressione più corretta credo sia proprio questa: si è in questo momento ridimensionato. Poi, ragazzi, può essere pure che arrivi un rush finale come quello dell'anno scorso in Serie C e saremmo tutti felici di commentarlo, anche perché la distanza non è ancora incolmabile. Però in questo momento dobbiamo parlare di un Palermo ridimensionato. Ti fermo qui e do la linea ai tifosi. Allora, riguardo all'analogia dello scorso anno, in molti sono convinti che non ci sarà perché Corini non è Baldini.
faccio il sunto di molti messaggi simili. Gorini è chiaramente sul banco degli imputati per tutti, la causa. Immagino che si riferiscono anche agli aspetti per così dire caratteriali e motivazionali. Bravo, sì. Pietro Lombardo sostiene che non va bene l'allenatore. Giovanni Cipri, domanda secca: c'è la possibilità di avere un altro tecnico il prossimo anno? Chi vuole rispondere? La possibilità tecnicamente c'è, non mi pare che sia la logica con cui ha lavorato il Manchester City, nel senso che la scelta di Corini era frutto di una lunga meditazione, durata 20 giorni se vi ricorderete, e ha acclarato che poi gli obiettivi di stagione sono stati centrati. Non credo che Corini venga messo in discussione. Se qualcuno la pensa diversamente me lo dica, ma... No, nessuno parla, va bene. No, hai detto bene, insomma, è una domanda, per me è una domanda retorica, nel senso cioè che la risposta è normale, dai, se mettiamo in discussione allenatori come Corini, allora ragazzi, insomma, è inutile che parliamo di futuro, di altre cose. Gli allenatori, abbiamo preso un allenatore bravo, su questo non ci sono dubbi. Adesso bisogna trovare la chiave per creare una squadra talmente omogenea e talmente forte da stupire. Altre domande? E allora, era andato un po' in onda, poi l'ho tolto. Alex Rosanero Carlino, non guardate la classifica perché tanto molto presto sarà modificata dai processi che ci saranno per Reggiana e Parma con le relative penalizzazioni. Lo diciamo per chi non è attentissimo, il Parma dovrebbe patteggiare un punto di penalità per dei problemi amministrativi. La Regina rischia da 2 a 4 punti in una vicenda che onestamente mi sembra un po' complicata. Con un precedente, come detto già tante volte, che è quello della Juve Stabia dello scorso anno, che alla fine è stata penalizzata di 2 punti, non di 4, però anche le mensilità in questione non erano 2 ma era soltanto 1. È un discorso, sì, comunque, che bisogna capire nella fattispecie che tipo di percorso verrà preso. Il concetto è: la classifica potrebbe essere modificata, guardiamola anche nella ipotesi di una ristrutturazione della classifica. Allora, Saro Galatiotto, ce l'ha con te, Guido. Abbagliati per un mezzo tempo di gioco di Parma mi pare un'esagerazione. Guido, quanto hanno rischiato gli avversari? No, io dico, a Parma abbiamo giocato sicuramente una buona partita in cui non meritavamo di perdere. Apro parentesi, proprio dopo Parma io più di voi addirittura mi sono arrabbiato per il modo in cui era arrivata la sconfitta. Detto questo, abbiamo giocato tante buone partite e ne abbiamo giocate anche altre molto meno buone. Quindi non volevo parlare di abbagliamento. Ma certamente la partita di Pisa, per esempio, quella di Parma, per citare due squadre che stanno davanti a noi in classifica, l'abbiamo giocata sicuramente bene. Ci manca quel quid in più che ci consente poi di non soltanto di guadagnare i punti meritati, ma a volte anche di rubacchiarli, che non è mai non fa mai male. Andiamo con Diego che dice: la formazione ieri è totalmente sbagliata, se ne sarebbe accorto anche un non vedente. Beh, però quando scrivete totalmente sbagliata io vorrei anche qualche precisazione in più, dove sbagliata, perché sui tre difensori non c'erano dubbi, sugli esterni, diciamo, il problema era Segre e Valente, come dico io, oppure ce n'erano altri? Sì, sono in molti a contestare la scelta di Segre al posto di Valente. Dico, posta questa, poi il resto della squadra mi pare che fosse praticamente obbligato, non è che ci fosse da inventarsi chissà che cosa. Puoi discutere se mettere Soleri e Tutino o Brunore e Soleri o Brunore e Tutino, ma insomma non credo che cambiasse moltissimo la questione. A proposito, io vi ricordo sempre che i messaggi non riusciremo ovviamente a leggerli tutti, ma li trovate sulla pagina Facebook di Blog Sicilia e di Stadio News, quindi anche per vedervi un po' il dialogo e le discussioni. Anzi, vi suggerisco, cosa che faccio senz'altro, di andare a condividere la diretta Facebook sul vostro profilo, in modo che ampliamo la platea, cerchiamo di andare a guardare un po' oltre, di acquisire nuovi telespettatori, di acquisire nuove posizioni, nuovi commenti. Quindi cliccate e ricordatevi che ci potete guardare anche su Video Regione, canale 14 del digitale terrestre. Ancora tu, Fabrizio. Mario Ingrassia, l'asticella si è alzata solo per raggiungere la salvezza, il resto è solo fantacalcio, siamo realisti, per quest'anno già è tanto.
Leonardo Federico Rosanero, perché state dando tutta la colpa ai giocatori e non ci date mai disastri all'allenatore, è l'unico colpevole. Ma chi è che dice che la colpa è tutta dei giocatori? Abbiamo detto che nelle valutazioni societarie ci sarà da valutare il tecnico e i giocatori. Chi li ha suggeriti, chi ha reso di più, chi potrebbe anche rendere di più, non lo ha fatto per motivazioni magari legate agli infortuni, perché no? Non buttiamo pietre nel mucchio così, in maniera incondizionata. Fabio De Lisi, sì, e poi l'anno prossimo con Verona, Samp e forse Juve diranno che la B è una seconda Champions League e Palermo dovrà ancora consolidarsi. I grandi acquisti avrebbero dovuti già farli in estate. Ognuno fa la valutazione che ritiene, dai. Poi Domingo Norfo, dovendo riassumere brevemente, siamo tutti d'accordo che il carattere di una squadra dipenda dal suo allenatore? Se è così, possibile che questa squadra manchi il carattere che Corini non ha, al di là di tutti gli obiettivi raggiunti o non raggiunti? Io su questo credo che ci sia anche un piccolo qui pro quo, nel senso che Corini non è uno che non ha carattere, Corini anzi ha carattere. Penso che se non avesse avuto carattere non avrebbe alzato l'asticella con l'obiettivo. Lo ha dimostrato anche da giocatore, secondo me. Non ha dei comportamenti plateali, se vogliamo, che sono quelli che poi a volte infiammano i tifosi. Cioè, magari i tifosi ogni tanto si aspetterebbero che Corini si alza dalla panchina, manda a fare in culo qualcuno dei giocatori, va a richiamare la folla. Questo non è nel carattere di Corini, ma che sia uno senza carattere, onestamente non. Salvatore, non, che ne dici? Ma ragazzi, ma ricordiamo il Palermo di inizio stagione com'era? Cioè un Palermo che se andava sotto già la partita poteva considerarsi chiusa. E vediamo poi il percorso che ha fatto anche dal punto di vista caratteriale nell'arco della stagione, quante rimonte invece poi abbiamo visto nel girone di ritorno. È vero, è un Palermo che non sa più vincere, ma abbiamo anche visto un Palermo che non ha quasi mai perso nelle ultime. Che dicevi, Salvatore? Corini è stato sempre un attore non protagonista, cioè tu lo vedevi in campo e risolveva tutte le situazioni tecniche e tattiche da giocatore, però all'esterno gli altri avevano, diciamo, più fascino di lui. E allo stesso modo il discorso allenatore, io Corini non lo discuto, ancora mi ripeto e mi ripeterò fino all'ennesima potenza, il problema lì non è Corini, il problema è che la squadra riesca ad avere la mentalità che l'allenatore vuole, e Corini non è che vuole una squadra pigra oppure una squadra senza autorità e senza carattere. Corini vuole, sappiamo quello che vuole, lo ha dimostrato da calciatore, lo ha dimostrato da allenatore. Poi ovviamente certi acquisti possono essere giusti o sbagliati, o la squadra può avere bisogno di puntelli che in questo momento non ha. Il discorso mi sembra assolutamente semplice, e volerlo incolpare per il fatto di Segre mi sembra assurdo, perché Segre, abbiamo detto sempre che il Palermo sulle fasce ha delle deficienze eccetera eccetera, il Cosenza ha impostato un po' un certo tipo di gioco e probabilmente Segre nella teoria era più logico di Valente, poi il campo magari dice altre cose, però non si può condannare l'allenatore perché ha fatto quella scelta lì. Allora, volevo dire che vedete in sovraimpressione quello che doveva essere il terzo tema di oggi, cioè un focus su calci d'angolo e calci di punizione, sia a favore che contro, dove il Palermo secondo me ha un saldo negativo, nel senso che rischia moltissimo in difesa quando i corner o le punizioni avanzate sono degli avversari, costruisce poco viceversa. Però dico, ormai manca pochissimo e abbiamo scelto di privilegiare i commenti dei tifosi, anche ieri i pericoli maggiori sono venuti da calcio d'angolo, ma non è la prima volta, è un mio vecchio pallino, ne parleremo casomai la prossima volta, sperando che non sia un argomento ancora di attualità, ma godiamoci ancora qualche commento. Bride e Carlo Federico sostengono, aggiungo che lì davanti non ce la giocate il Guizzo di Brunori versione Ascoli o Cittadella. Beh, Brunori è mancato due partite e sta ricominciando ora. Dai. Giuseppe Botta, secondo voi i giocatori sono adatti a questo 3-5-2 indipendentemente dalla posizione di Segre di ieri sera? Saric, per esempio, è utile in questo modulo? Lo hanno dimostrato nel momento migliore della stagione. Ora gli stessi giocatori che interpretavano bene il 3-5-2 hanno appannamento e appesantimento mentale, forse.
ma sono gli stessi giocatori sostanzialmente. Luciano Buetto, 12 punti in 10 partite, dove vuole andare Corini? Beh, vuole provare come tutti a sognare, sapendo che comunque ci sono dei limiti oggettivi. Poi, se vogliamo dire che la squadra era fortissima, avrebbe dovuto vincere il campionato e che Corini la sta frenando, ognuno è libero di interpretarlo, ma non credo. E io credo che Corini comunque non è neanche un novellino in panchina, nel senso proprio che ha già esperienza di campionati di Serie A e di Serie B, e quindi contestarne, diciamo, la logica mi sembrerebbe superfluo. Si può sbagliare. Io non sono d'accordo con Salvatore su Segre Valente ieri, avrei scelto Valente non preoccupandomi del Cosenza, ma facendo preoccupare il Cosenza di quello che scelgo io. Ma questi sono dettagli che poi non è che decidono da soli tutta una partita. Ovviamente è tutto un refren contro Corini. Piero Mandracchia, ieri Corini ha sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare, io non l'ho mai criticato, ma la scelta dello schieramento di ieri è indifendibile. Poi c'è qualcuno che invece si mette a sostegno di Corini, 100% fiducia a mister Corini. Poi Fab Delisi dice: con Corini si dovrà puntare solo sui grandi acquisti perché non dà uno straccio di gioco. Aggiungo anche che fra i tanti commenti che potete leggere consultando le pagine Facebook, di blog e di Stadio News, c'è anche qualcuno che attacca la società e la mancanza di investimenti adeguati alla forza della società. Questo è un discorso annoso, cioè la gente si aspettava che, siccome il pozzo è senza fondo, venissero investiti miliardi e miliardi di euro sul Palermo, cosa che invece non rientra nei modi di ragionare del Citigroup, come dimostrato anche in altre città mondiali, in altre squadre della galassia, e cioè si investe secondo una certa logica, si costruisce qualcosa che sia duraturo, e speriamo che questo poi possa avvenire, magari bruciando le tappe se arriverà quest'anno, però ci aspettiamo campionati un po' più da protagonista e un po' più solidi. Abbiamo già esaurito il tempo tantissimo, il tempo è volato, perché purtroppo poi quando ci sono partite del genere, già Salvatore, vedi, sta fremendo perché vorrebbe attaccare ancora tutto e tutti, ma non glielo consentiremo, così come non glielo consentiremo a Giuseppe Leone, che pure lui sta friggendo perché voleva dire un sacco di cose, ma non le può dire. Ringraziamo community. La nostra community, anche loro stanno friggendo, avrebbero voluto avere Corini qui per picchiarlo, oppure qualche giocatore, oppure qualche dirigente. E invece gli unici che possono picchiare, perché siamo qui indifesi, siamo io e tu, caro Fabrizio, che diamo appuntamento a sabato prossimo, a sabato c'è partita di Venezia, non potremo fare un'altra via. Mi raccomando, se vinciamo a Venezia, tutto quello che abbiamo detto oggi viene fatto, no? Ricominciamo, Corini è un grande, la società ha speso bene, e via discorrendo. Grazie a tutti, ciao Salvatore, ciao Giuseppe. Ciao.